molto più decisivo ed essenziale. Cioè nel tentativo di padroneggiare l'ispirazione e di afferrare il principio mosaico della parola, per venire a capo della debolezza del Logos, è in questione la possibilità per l'uomo parlante di cogliere lo stesso aver luogo del linguaggio, è il suo stesso essere parlante. Per questo appunto l'elemento poetico e mosaico dello scaturire, dell'origine della parola, non può essere eliminato nella filosofia, no? Né nella poesia, no? Devono essere esposti e compresi. La Palaia di Aforà, la vecchia contesa fra poesia e filosofia di cui si parla nella Repubblica, passa innanzitutto all'interno del linguaggio. Ecco, una cosa importante. Non si devono vedere qui filosofia e poesia come due generi completamente opposti. Filosofia e poesia sono due tensioni che animano la stessa esperienza del linguaggio, che percorrono lo stesso campo del linguaggio. Cioè bisogna immaginare il logos, il linguaggio, come un campo di tensioni percorso da due forze che vanno forse in direzioni opposte, ma si incrociano e si toccano, no? E queste due tensioni sono la filosofia e la poesia. Questo è abbastanza ovvio. Se voi avete familiarità come avete con la poesia, no? La poesia contiene un'istanza filosofica fortissima, e così come un vero filosofo, almeno nella tradizione platonica, non può non porsi un problema poetico. Ogni discorso filosofico contiene un'esigenza poetica e ogni discorso poetico contiene un'esigenza filosofica. E qui la citazione che aveva di Wittgenstein, che aveva fatto Corrado prima, no? Quando Wittgenstein dice che la filosofia la si dovrebbe soltanto poetare, no? A condizione di precisare che anche la poesia si dovrebbe soltanto filosofare. Scrive Platone, è il modo di comunicazione verbale che ritengo si debba ora indagare, ciò che si deve dire e come si deve dirlo. Os lecteon. E qui fa una grande partizione. Dice, tutto ciò che viene detto dai poeti e dai mitologi è narrazione, tiegesis, di cose avvenute, presenti o future. E questa diegesi, questa narrazione può essere semplice o dia mimeseos, attraverso imitazione. Quindi diegesi e imitazione, narrazione pura e narrazione attraverso imitazione. Nel primo caso, la narrazione pura, scrive, sempre se leggiamo nel dialogo, è come all'inizio dell'Iliade, eh? Qui parla il poeta stesso, leges autos o poietes, e non cerca di far credere che a parlare sia un altro. E quindi si ha narrazione quando il poeta parla immediatamente senza fingere di impersonarsi in un altro. Ecco, però qui nota, viene appunto precisato, appunto a un certo punto invece vediamo che Omero fa come se egli fosse stesso il personaggio di cui sta parlando, Crises in questo caso, e fa credere che non sia Omero a parlare, ma il sacerdote Crises stesso. Sia cioè narrazione semplice quando vengono riferiti i discorsi di ciascuno e vengono usati quelli che chiama, notate questa espressione perché avrà una funzione importante, i metaxyton reson, cioè semplicemente espressioni come disse, diceva, rispose, come si ha appunto nella narrazione, sia invece imitazione quando invece il poeta pronuncia un discorso come se fosse un altro. È quello che avviene nella tragedia e nella commedia. Qui vediamo il poeta, sì, il poeta che scrive, però parla come se fosse un altro, parlano Edipo, Antigone, no? Mentre nella narrazione semplice, tramite questi metaxyton reson, disse, diceva, rispose, eccetera, no? Il poeta non parla come fosse un altro, non si nasconde. Ecco, se il poeta non si nascondesse mai, cito, tutta la sua poesia e narrazione sarebbero prodotte senza mimesi. E qui Platone fa anche un esempio, però adesso vi faccio vedere come si fa. Riprende quel passo dell'Iliade e prova a vedere come avrebbe potuto scriverlo Omero se non avesse usato la mimesi. E allora avrebbe usato un discorso tutto diretto, sarebbe stato scritto allora il sacerdote domandò ai greci di rendergli sua figlia, allora poi Agamennone si arrabbiò, gli ordinò di andarsene, mentre nel testo è tutto detto come se parlasse il sacerdote e Agamennone parla, eccetera, no?
appunto il caso paradigmatico della mimesi per Platone, appunto, e questo spiega anche la sua ostilità alla tragedia, è appunto la tragedia. Quindi alla tragedia vengono tolti, dice Platone, i metaxuiton reson, disse rispose, e resta solo lo scambio di retto, amoibaia, no? Quello che avviene alla tragedia è questo dialogare dei personaggi che parlano in prima persona. Ecco, capite, questa grande opposizione, quindi narrazione, mimesi. Poeta si nasconde, non si nasconde, il poeta si nasconde. Ecco, qui subito ci viene detto che l'uomo saggio e moderato, la forma che sceglierà è un medio tra i due. Appunto, l'espressione che viene suggerita come modello non è né mera narrazione né mera mimesi, e soprattutto è questa seconda, però ricordate che nella sua critica della tragedia Platone ha in vista, quindi Platone critica la tragedia non solo per tutte le ragioni che ha già detto, ma anche perché usa questa mimesi, perché il poeta si nasconde in colui che parla. Ecco, dal punto di vista di questa grande partizione che è importante, no? Narrazione, diegesi e mimesi, come classificare i dialoghi di Platone? Ecco, a prima vista, di qui le contraddizioni notate da Ateneo, sono mimetici i dialoghi. Anzi, ci sono 25 dialoghi che sembrano essere proprio mimetici con certezza, perché l'autore si nasconde nei personaggi che parlano. Ecco, però se si fa un'analisi un po' più attenta dei dialoghi di Platone, si vede che questo schema invece si complica, soprattutto, cosa che appunto è stata notata da coloro che hanno studiato la forma dei dialoghi, perché viene introdotto una sorta di proemio che dà una cornice narrativa al dialogo mimetico. Quindi il proemio mette una cornice narrativa. Ecco, prendo un caso in cui questo è particolarmente evidente, che è il simposio. Al simposio appunto c'è un proemio all'inizio, in cui sembra che la forma sia mimetica, e a parlare è un personaggio che si chiama Pollodoro, a cui un amico chiede di raccontargli le conversazioni tra Socrate, Agatone, Alcibiade, che avvennero, eccetera. Ecco, però Pollodoro dice che non poteva essere presente in quel momento e quindi dice di averle sentite raccontare da Aristodemo, che invece era presente. Quindi adesso Pollodoro racconterà come le audite da Aristodemo, il quale Aristodemo a sua volta riferisce quello che ha udito quando era presente. Ecco, a partire da questo punto il proemio mimetico termina e le conversazioni riferite sono precedute e intercalate sempre da questi famosi metaxuiton reson, disse, raccontava, aveva risposto, notò. Improvvisamente passiamo a questa struttura diegetica. Il dialogo assume quindi una forma diegetica, benché il poeta, Platone in questo caso, continui a nascondersi nel personaggio che racconta. Ecco, cioè il simposio, quindi, se considerato attentamente nella sua struttura, si presenta come un indecidibile di narrazione e mimesi. Non è né mimesi né narrazione. E questo appunto è una struttura che si incontra spesso nei dialoghi di Platone, no? Questo ruolo diegetico del proemio che complica tutto. Questo per esempio viene nel Teteto, avviene una cosa simile. Qui vi è un proemio tra Euclide e Terpsione che gli chiede di riferire il dialogo, anche qui avvenuto di Socrate, Teteto e Teodoro. Euclide, che ha messo per iscritto questa conversazione, invece di raccontare, come ha fatto Apollodoro nel simposio, invece di darla a leggere direttamente lo scritto. Questo è stato scritto non come Socrate me lo ha raccontato, os diegeito, ma come se dialogasse, come diceva di aver dialogato. Però affinché non comparissero nello scritto i metaxuiton logon, io dissi, affermo, eccetera, sia per evitare complicazioni, qui il narratore decide di abolire questi metaxu. Quindi sembra abolito ogni elemento narrativo, però è stato detto che c'erano. Quindi andate alla sottigliezza, cioè apparentemente non ci sono più questi metaxu, ma non ci sono perché lui li ha opportunamente cancellati. Quindi vi è una mimesi scritta di una narrazione,
in cui una narrazione diegetica viene trasformata in mimetica togliendo i metaxu. Vedete l'attenzione che fa Platone a queste cose a cui noi non badiamo, disse, rispose, no? Questi medi del discorso li chiama. Siete presenti l'importanza che il termine metaxu, medio, ha in Platone. Anzi, se si tiene conto appunto nella funzione strategica che nel pensiero di Platone ha la figura del metaxu, del medio, per disegnare ciò che agisce come intermediario fra due elementi contrapposti, come Eros, no? Fa nel simposio fra gli dei e gli uomini, ciò significa che all'espressione del tipo disse, rispose, compete uno statuto intermedio fra la diegesi e la mimesi, in quanto esse segnano la soglia attraverso la quale un discorso diegetico trapassa in mimetico e viceversa. E quindi nel dialogo di Platone avviene continuamente questo trapasso, questa soglia viene continuamente attraversata. Ecco, andiamo avanti un po' esaminando con maggiore attenzione la struttura grammaticale e sintattica della lingua del simposio, in particolare per quanto riguarda il nostro problema della forma dell'enunciazione, come abbiamo detto. Ecco, tecnicamente qui il discorso è diretto, ma questo discorso diretto è inserito, l'abbiamo visto, in una narrazione, c'è questa pluralità di voci narranti. Ecco, qui tenete un'osservazione che può essere utile. Qui Platone, in fondo, è il primo a inventare una struttura di pluralità di voci narranti che si rimandano l'un l'altra, che è tipica per esempio del romanzo di Henry James. Questa struttura poi il romanzo moderno l'assume fortemente, di una voce narrante che riferisce un'altra voce, e non so se forse la prima a farlo con forza è Emily Bronte in Cime tempestose, in cui ci sono tre voci narranti che si complicano, non si capisce mai chi è che parla. Ecco, però Platone, come dire, teorizza questa forma, è il primo a teorizzare questa forma. Dunque, il discorso è diretto, ma questo discorso è inserito in una narrazione, raccontava Aristodemo, per primo, come già sapete, cito per esempio, per primo, come già sapete, raccontava Aristodemo, tra virgole, prese a parlare Fedro, vedete la complicazione, che sembra quasi quindi trasformare la narrazione in discorso indiretto. Cito, finito Agatone di parlare, raccontava Aristodemo che i presenti avevano applaudito. Qui c'è una forma grammaticale infinito con l'accusativo. Socrate allora, rivolgendosi a Eurissimaco, ti pare forse, disse, qui ancora Fanai all'infinito, benché sembri mancare il verbo che lo regga, ti sembra forse, disse, o figlio di Acumeno, che fosse vano il mio timore, eccetera, eccetera. E ancora subito dopo, per una parte mi sembri, dire Erissimaco, sempre all'infinito disse Erissimaco, aver parlato da indovino. E qui l'uso dell'accusativo con l'infinito sembra sottintendere, grammaticalmente è così, l'enunciazione di Aristodemo. Siccome è Aristodemo che sta sempre parlando, quindi è anche normale che troviamo una forma che presuppone qualcuno disse che. Ecco, però se ci domandiamo a questo punto, ma chi parla in questo dialogo? Certamente Apollodoro, però lo fa riferendo soltanto, esclusivamente riferendo il racconto di Aristodemo, che a sua volta riferisce, c'è sempre questo imperfetto, diceva, il discorso di Socrate. Cito ancora, diceva Aristodemo, traduco proprio alla lettera perché percepiate la cosa, diceva, nelle traduzioni di solito non si fa così, diceva Aristodemo, aver incontrato Socrate ben lavato e con i sandali, cosa che faceva di rado, e avergli chiesto dove andasse così ben messo. Egli dire, sempre per rafforzarvi questa espressione, Vito, a cena da Agatone, e qui notate, e io diceva, dissi. Si noti questo diceva, dissi, un perfetto euristo. Ecco, qui si sottolinea il fatto che a raccontare è un altro. Apollodoro riferisce che Aristodemo raccontava che Socrate diceva. Quindi vedete, si ha qui proprio al massimo l'indeterminazione di mimesi e diegesi. Ecco, però a questo punto proviamo proprio a interrogare la particolare struttura enunciativa qui implicata.
Qui erano possibili due costruzioni. Platone nomina se stesso nei dialoghi per bocca di Socrate soltanto due volte, cioè il nome di Platone compare nei dialoghi di Platone soltanto due volte. Una prima nel Fedone per dire che era assente. Cioè, Platone, credo, era malato, quindi per spiegare perché non era presente al momento della morte di Socrate. E una seconda nell'Apologia per attestare al contrario la sua presenza. Ed ecco il fratello di questi, Platone. E io credo che questo sia intenzionale, no? È possibile leggere questa assenza-presenza come la cifra della relazione dell'autore Platone con i suoi dialoghi. Insieme nascosto, assente e presente in essi. Platone smentisce tanto la pura mimesi della tragedia e della commedia che la diegesi semplice del ditirambo, perché questa era la forma che cita proprio del ditirambo, per inverare quella forma media tra narrazione e imitazione che nella Repubblica viene proprio rivendicata come la forma di espressione propria dell'uomo saggio. Quindi rispetto alle tre forme di poesia enumerate da Platone, la puramente mimetica, la diegetica semplice e quella che come l'epica le alterna una dopo l'altra, quella praticata da Platone è per così dire una quarta, che possiamo chiamare lexis filosofica, in cui diegesi e mimica non si alternano semplicemente, ma coincidono, sono compresenti e si neutralizzano a vicenda, quindi né epica né tragedia. Aristotele, no, il centro della logica aristotelica è che ci deve essere un discorso apofantico che o è vero o è falso. Se io dico Socrate cammina, o è vero perché sta camminando o è falso perché non sta camminando. Invece il discorso filosofico, curiosamente, no, afferra il vero e il falso dell'intero essere, quindi è un logos per cui questo fattore di verità non funziona. Un altro punto interessante è quando nel Sofista lo straniero rivolge alle muse di Ionia di Sicilia, cioè ai protofilosofi, una critica, dice: guardandoci dall'alto hanno tenuto in dispregio i molti che noi siamo, senza pensare affatto se potevamo seguirli o se restavamo indietro, e si conducono ciascuno fino in fondo il loro discorso. Ecco, anche qui il riferimento ai protofilosofi dal punto di vista che ci interessa, quello della forma dell'espressione, è significativo, no? Perché se esaminiamo nella prospettiva platonica i poemi di Parmenide, di Empedocle, eccetera, vediamo infatti che sono scritti senza porre in alcun modo in questione il problema del linguaggio, anche se ci sono, Elenio Cecchini invece ha osservato una complicazione, ma insomma, a prima vista almeno, la scrittura per esempio di Parmenide è diegesica. Scrive in prima persona: le cavalle che mi portano, da questa parte mi slanciavo, la dea mi accolse, no? In una narrazione che fa uso di metaxy, la dea mi rivolse la parola e disse, no? Lo stesso vale per Empedocle che invoca la musa, a te musa mi rivolgo, eccetera, eccetera. No? Dunque, i protofilosofi non si pongono il problema del linguaggio, no? Pensano di poter scrivere per i physeis. Ciò che Platone obietta loro è appunto l'ingenua fiducia o l'arroganza di poter proferire immediatamente il vero, senza porsi prima il problema del logos in cui esso viene espresso e quindi dell'errore che necessariamente vi inerisce. La novità di Socrate, che Platone sottolinea con forza, consiste precisamente nell'abbandonare la pretesa di dire la verità per i physeis immediatamente, spostando nei logoi il luogo dell'indagine filosofica. Filosofica sarà pertanto quella scrittura che, mentre dice qualcosa, non dimentica che la sta dicendo e rende ragione del linguaggio in cui la sta dicendo. Ecco, in questo senso mi sembra che questo problema della mimesi del diegesi che Platone analizza rispetto alla forma di espressione investe forse la struttura stessa del logos, il linguaggio stesso. Chi pretende di esporre immediatamente il vero imita mimeticamente il logos con cui si identifica fino a sparire in esso, no? Mi identifico completamente il linguaggio fino a sparire in esso. Ma altrettanto insufficiente è una narratore, una diegesi, che prendendo, per esempio, a suo tema il linguaggio di cui si serve, moltiplicasse all'infinito le precauzioni e le distanze rispetto ad esso. No? Si può immaginare un discorso, appunto, che tematicamente prenda oggetto questa struttura del logos e
elabora, no, una struttura per difendersi da questa ambiguità. E qui anche questo Platone non è questo che cerca, perché dice che si cadrebbe così nel peggiore di tutti i mali, che è la misologia. Quindi il giusto rapporto con Logos sarà ancora una volta un metaxu di mimesi e diegesi, che mentre ne espone l'insufficienza, ne assume però senza riserve misologiche la capacità espressiva. E questo è il dialogo di Platone. In questo senso mi sembra che, secondo la testimonianza, per una volta forse non malevola, di Aristotele, Aristotele dice che l'idea di Platone, che per, a proposito di Platone dice l'idea dei suoi logoi era un metaxu di poesia e di prosa. Poiematos kai pezu logo.